Una lingua unica che non solo in forma privilegiata usa l'inglese dei mercati, come evidentemente è, ma che usa tutta una serie di categorie che servono non a pensare la realtà, ma ci dispensano dalla fatica del pensare la realtà, ci danno già pronta una chiave d'accesso che ci evita la fatica del pensare. Il sistema mediatico, che come disse Debré, è sostanzialmente una controrivoluzione preventiva permanente. Ecco, il sistema mediatico si basa su questo dispositivo, sulla riaffermazione ipnotica dei punti salienti della globalizzazione neoliberale e sulla stigmatizzazione di ogni accenno a un pensiero diverso con le categorie della neolingua. Quando il nostro interlocutore viene diffamato come fascista, come rossobruno, come complottista, come negazionista, come omofobo, come xenofobo e così via. È evidente che non viene favorito un dibattito, non viene favorito un dialogo. Al contrario, queste categorie hanno l'obiettivo di disinnescare ogni possibile dialogo, perché se l'altro che diverge dal pensiero unico è un fascista, un omofobo, uno xenofobo, perché gli sto attaccando quella categoria e non importa nulla che non sia per niente fascista, xenofobo, omofobo, ma semplicemente sui temi cardinali della globalizzazione neoliberale ha un'altra veduta, magari critica, gli appiccico quelle categorie evidentemente squalificanti e mortificanti, perché non è poi molto gradevole sentirsi appiccicare la categoria di fascista, omofobo, xenofobo, semplicemente perché magari si rivendica l'esistenza della famiglia, o perché si rivendica l'esistenza della nazione, o perché si rivendica l'esistenza dell'identità culturale e così via. Ecco, il pensiero unico deve essere chiaro, procede per proscrizione, non per confutazione. A Socrate che dialoga preferisce una sorta di manganello linguistico che impedisce il dialogo, che colpisce e sanziona chiunque diverga rispetto all'ordine simbolico dominante. Questo è il modo di procedere tipico della neolingua e dei suoi moduli fondamentali. Lo vediamo continuamente. Ecco, quindi, per dare una definizione, che cos'è il pensiero unico? È la visione che giustifica i rapporti di forza a beneficio dei gruppi dominanti dell'alto e che sempre più si impone come unico pensiero consentito per tutti, anche per chi sta in basso, e tutto l'interesse avrebbe a confutare praticamente quei rapporti di forza e teoricamente i pensieri che li legittimano. Ecco qual è il punto fondamentale, il pensiero unico che si dota di una lingua unica, Orwell la chiamerebbe la neolingua, e che ha come obiettivo semplicemente quello che Adorno nella dialettica dell'illuminismo compendiava in queste parole che sono la sintesi perfetta del pensiero unico: la società in cui vivi è quella in cui c'è sempre stata, quella che c'è sempre stata e quella che c'è e che sempre ci sarà. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Rassegnatevi a vivere in questo mondo, vuoi perché è il migliore dei mondi possibili, lo ripetono urbi e torbi ossessivamente, vuoi perché non esistono altri mondi possibili, there is no alternative, vuoi perché ogni qualvolta si sia provato a produrre mondi diversamente strutturati è stata la violenza. E allora l'uso quasi maniacale, ossessivo delle tragedie del Novecento per presentarle come necessario esito di ogni tentativo di fuoriuscita dal sistema della globalizzazione neoliberale.